Uomini e donne, anticipazioni 16 dicembre, lascia lo studio, Lavigne rifiuta Campoli. L'appuntamento con Uomini e donne in programma del 16 dicembre con l'ultima puntata settimanale in onda su Canale 5. Le anticipazioni del talk show Mediaset rivelano che Federico si lascerà andare ad un gesto importante nei confronti di Alice. In tal modo, scatenerà l'ira dell'altra pretendente Carola. Occhi puntati anche sul trono rosa e sul percorso di Lavigne che, questa volta, si rifiuterà di vedere in esterna Alessio Campoli. Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne del 16 dicembre 2022, rivelano che Federico arriverà a mettere in discussione il comportamento e il modo di fare di Carola. Ritenendo di essere deluso dopo aver visto alcuni scatti apparsi sui profili social della corteggiatrice. Come se non bastasse, poi, Federico si ritroverà a dover fare i conti con il rifiuto di Alice che questa settimana ha scelto di non presentarsi in esterna. Il tronista verrà rimbalzato dalla pretendente e, una volta in studio, tra i due ci sarà spazio per un confronto chiarificatore. Federico proverà a capire le motivazioni che hanno spinto Alice a non presentarsi in esterna e il perché di tale gesto ha a che fare con le attenzioni che ha riservato a Carola. Di conseguenza, le anticipazioni di Uomini e donne del 16 dicembre, rivelano che Federico proverà a tirare i remi in barca e cercherà così di farsi perdonare dalla pretendente, invitandola a ballare in studio. I due si riappacificheranno proprio grazie a questo momento che vivranno insieme nel corso della puntata odierna del talk show. Il quale però scatenerà l'ira dell'altra pretendente. Carola, senza pensarci su due volte, deciderà di lasciare lo studio e abbandonerà così la puntata di questo pomeriggio del talk show. Ferita dagli attacchi del tronista e successivamente da questo avvicinamento con Alice. Cosa succederà a questo punto? Federico rincorrerà Carola oppure la lascerà andare per la sua strada? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di questa stagione. Occhi puntati anche sul percorso di Lavinia Mauro, le anticipazioni di lunedì del 16 dicembre 2022 rivelano che la tronista sarà al centro dell'attenzione dopo un'esterna particolarmente emozionante che vivrà assieme ad Alessio Corvino. I due passeranno del tempo insieme a Caserta e, il giovane Corvino, porterà la tronista alla scoperta di quelli che sono stati i luoghi simbolo della sua infanzia e della sua adolescenza. Un incontro particolarmente toccante che, successivamente, spingerà Lavigne a rifiutare l'altro corteggiatore Alessio Campoli. Questa settimana, infatti, la tronista non se l'è sentita di vedere anche Campoli in esterna dopo le belle emozioni provate con Alessio Corvino. Si chiude così questa settimana di messa in onda del talk show pomeridiano di Maria De Filippi che, anche in questi giorni, è stato leader indiscusso della propria fascia oraria. Uomini e donne non conosce rivali nel pomeriggio televisivo italiano e, la media delle puntate trasmesse questa settimana ha sfiorato la soglia FI2, 8 milioni di spettatori con picchi che hanno raggiunto anche il 30% durante l'appuntamento in cui c'è stata la sfuriata di Maria De Filippi contro la dama Pinuccia. Con questi risultati d'ascolto clamorosi, la trasmissione si avvia verso il finale di questo 2022, la prossima settimana. Infatti, sarà in onda solo dal 19 al 21 dicembre, dopodiché inizierà la pausa natalizia e riprenderà la consueta programmazione da gennaio in poi sempre su Canale 5.